Nelle puntate spagnole della prossima settimana Raimundo sospetterà che la Montenegro sia in grave pericolo, invece un'amica di Adela perderà la vita. La famosa telenovela di origini spagnole Il Segreto, trasmessa sugli schermi televisivi italiani da 4 anni, non smette mai di sorprendere. Nelle puntate che andranno in onda su Antena 3 la prossima settimana, l'ex locandiere Raimundo inizierà a sospettare che la sua amata Francesca Montenegro si trovi in grave pericolo. La moglie di Carmelo, cioè Adela, apprenderà invece che la sua amica Letizia, che sarebbe dovuta arrivare a Puente Viejo, è deceduta durante il viaggio. Il Segreto, Marcela si sente in colpa, Elsa chiede ad Antolina se ha avuto una relazione con Aise. Le anticipazioni riguardanti gli episodi che i telespettatori spagnoli avranno modo di vedere da lunedì 23 a venerdì 27 luglio 2018, ci rivelano che Carmelo confesserà a Matias e Aise che non esiste nessuna soluzione per evitare il servizio militare. Intanto Irene spiegherà ad Adela che la lettera B presente nelle missive anonime che ha ricevuto, coincide con un giornale di Barcellona. La moglie dell'El dirà alla giornalista che forse potrebbe essere perseguitata da un suo amico. Fernando consiglierà a Julieta di avere pazienza, invece Isaac apprenderà che se pagherà 1.000 pesetas non sarà costretto ad andare in Marocco, per fortuna Matias offrirà i suoi risparmi al suo amico. Marcela rivelerà ad Elsa che Antolina è innamorata di un ragazzo che non ricambia i suoi stessi sentimenti, dopo aver fatto questa confessione, la nuora di Emilia si sentirà in colpa per aver tradito la cameriera. Elsa chiederà ad Antolina se durante la sua assenza è successo qualcosa tra lei e Aise. Fe non riuscirà a rassicurare Consuelo sullo strano atteggiamento della nipote Julieta. In seguito quest'ultima dirà a Raimundo di essere preoccupata per la Montenegro. Raimundo sospetta che Francesca sia in pericolo, Adela apprende la notizia del decesso di Letizia. Adela inizierà a sospettare che potrebbe essere accaduto qualcosa di brutto alla sua amica Letizia, mentre Ippolito e Onesimo, dopo vari tentativi, riusciranno ad installare la radio. Antolina, dopo aver negato ad Elsa di aver avuto una storia con Aise, si sentirà male. Fernando regalerà un profumo a Julieta facendo ingelosire Prudencia. Adela apprenderà che la sua amica ha avuto un incidente, invece Raimundo, dopo aver riletto la lettera scritta da Francesca, penserà che la sua amata sia in grave pericolo, ma fingerà di non essere preoccupato davanti al figlio di Olmo Mesia. Successivamente Antolina dirà ad Elsa che a causa della sua gravidanza non riuscirà a trovare nessun fidanzato. Lullo rivelerà a Maurizio di voler chiedere aiuto alla nipote Maria Castaneda per salvare la Montenegro. Isaac, dopo aver appreso che Antolina è in dolce attesa, dirà ad Elsa che per parecchi mesi andrà a lavorare in una locanda situata alla Puebla. Julieta, quando verrà a sapere che Prudencio vuole incontrare il presunto assassino di Sol, sospetterà che suo marito la stia ingannando. Irene dirà a Carmelo e Adela che Letizia è stata aggredita, mentre Isaac tirerà un respiro di sollievo dopo aver saputo che Antolina non ha detto ad Elsa che aspetta un figlio da lui. Carmelo assumerà 3 guardie del corpo per la moglie, invece la nipote di Consuelo, dopo aver ricevuto un messaggio misterioso, deciderà di avere dei rapporti intimi con Fernando,